Marotta non capisce nulla di calcio. Marotta non capisce nulla di calcio. Marotta non capisce nulla di calcio. Allora io, te che stai guardando questo video, proprio sottoterra ci dobbiamo mettere. Non capiamo neanche una virgola di calcio se Marotta non capisce nulla di calcio. Ragazzi, io sono sconcertato dalle parole di Antonio Cassano, ma a dir poco sconcertato. Va bene che devi fare hype, che devi prendere like, che devi fare notizia, che devi coinvolgere la tua trasmissione, però dire queste amenità, adesso vi leggerò le sue parole, ma sicuramente le avrete già lette, anzi vorrei il vostro commento qua sotto, cosa ne pensate? Io rimango stupefatto, stupefatto. Prima di leggerle, vi ringrazio a tutti quanti per i like e per le iscrizioni. Stiamo diventando un bel canale. Dico stiamo perché è anche il vostro. Parliamo un po' di tutto, di Roma, che è la mia squadra, di Napoli, di Inter, di Juve, un po' meno del Milan perché sono stato additato come anti-milanista. Adesso registrerò un video e lo posterò sul mio secondo canale perché sennò dicono: non parli mai del Milan, non dici mai niente del Milan. Ragazzi, gioca sempre di notte il Milan. Ma io vado a lavorare, la mattina mi alzo presto, non posso guardarmi le partite all'una, alle due di notte. Perciò, però, parleremo anche del Milan, non c'è problema, ragazzi e ragazze. Enrico Caffarelli cerca di parlare di quasi tutte le squadre. È ovvio che non posso parlare e commentare i video di tutte. Si fa quel che si può. E quindi vi ringrazio per il supporto che mi state dando. Ma andiamo alle frasi di Antonio Cassano. A proposito, il mio secondo canale si chiama Caffarelli Solo Calcio. Qua sotto ti lascio il link in descrizione. Uno scatenato Antonio Cassano ha attaccato duramente l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. Ormai, le sue parole, ormai non vedo più direttori sportivi che capiscono di calcio. Penso a lui che di calcio non capisce niente, non capisce nulla. Se gli chiedi di parlarti dei giocatori, lui non li conosce. Non li conosce. Non conosceva nemmeno Onana. Lui fa esempio di un calciatore che adesso non gioca più nell'Inter. Sento sempre pensare di miracolo clamoroso di Marotta, ma io lo conosco e dico che non capisce una minchia. Non capisce una minchia, quindi va proprio sul pesante. I giocatori che prende all'Inter non li conosce. A me piace gente come Corvino e come Ausilio, quindi almeno uno dell'Inter mi piace perché Ausilio è dell'Inter. Ma va ancora avanti con le sue frasi. Attacco frontale a Marotta, che Cassano ebbe come DS alla Sampdoria, e quindi a me fa suscitare qualche idea, no, del fatto che lui avesse Marotta alla Samp e magari c'è stato qualche screzio, qualche diverbio, perché Cassano lo conosciamo tutti, no? È un po' fumantino e Marotta invece è uno che è proprio ligio ai suoi principi, ligio alle leggi sportive dello spogliatoio e quindi non guarda in faccia nessuno se ti deve dire una frase, una parola anche brutta. Te la dice, secondo me, questo è il mio parere, che appunto Marotta dà come impressione, è una persona molto seria e magari questo fatto a Cassano non gli è piaciuto a suo tempo e quindi se l'è legata al dito. Marotta, ecco, nella mia squadra del cuore, sarebbe l'Inter perché Cassano si professa tifoso dell'Inter, lo hanno fatto diventare presidente. Questa è l'Italia. Marotta è improponibile per fare il dirigente di una squadra di Serie A, di Serie B e addirittura di Serie C. Marotta è improponibile anche per la Serie C. E lo fanno diventare presidente perché? Perché è un grandissimo addetto stampa. Scusatemi, ragazzi. Quindi il fondo Actree che giostra milioni e milioni di euro, se per non parlare di miliardi, no? Di euro
affida una società sportiva, un club così importante, mettendoci dei soldi, ma tantissimi, no? Ci ricordiamo tutti la vicenda di quest'estate, no? Zhang o Oaktree. Gli dà le chiavi della propria abitazione, del proprio convitto. Gli dice: tieni, Marotta, queste sono le chiavi. Pensaci tu, comanda tu, decidi tu. Noi ci mettiamo i soldi e le linee guida. Ad un addetto stampa, secondo Cassano. Vabbè, ragazzi, va bene che la libertà, viviamo in libertà e democrazia, però sentire queste frasi lasciano proprio il tempo che trovano. Però, per carità, Cassano avrà le sue idee, secondo me assurde, secondo me però, secondo me. Ci sono grandi dirigenti come Galliani e Sabatini, poi ci sono altri più giovani ed emergenti, come Giuntoli, D'Amico e Sartori. Sartori non appare mai in TV. Marotta si fa vedere dalla colazione fino al dopocena. Ma io poi tutte queste apparizioni di Marotta, sinceramente, non me le ricordo, ragazzi. Cioè, lui se lo intervistano è educato, una persona per bene e risponde alle domande. Non è che lui si fa vedere da colazione fino al dopocena. Secondo me è una boutade. Giusto, una boutade. Perciò Cassano, se ha del livore nei confronti, ma anche del pianeta Inter, perché l'altro giorno ho postato un video dove parlava di calciatori della squadra di Simone Inzaghi sopravvalutati, non so se hai visto il video, e oggi ti va ad attaccare anche Marotta. Perciò che cosa ha Cassano contro l'Inter, dove si professa un grandissimo tifoso? Che cosa gli hanno fatto l'Inter e chi ci lavora dentro? Magari gli hanno negato qualche cosa? Non lo so io, suppongo, faccio allusioni, perché tutto questo accanimento nei confronti del pianeta Inter, perché poi alla fine non salva nessuno. Mi ricordo che ha parlato male anche di Simone Inzaghi a suo tempo. Parla male dei giocatori, parla male di Marotta, parla male. Ecco, solo Ausilio ha salvato. Vabbè, almeno uno, almeno uno ne doveva salvare, no? Con tutto il rispetto per Ausilio, per carità, per me è una persona seria e competente, però tutte queste frasi che ha detto contro Marotta, secondo me non stanno né in cielo né in terra, anche se sono tifoso della Roma. Come potete vedere, Marotta è un vincente, Marotta è una persona seria, Marotta è un personaggio che fa bene al calcio, perché è uno positivo nel senso delle sue valutazioni, delle sue idee, e non esiste Marotta League e non esiste che lui non sia addetto, non sia capace neanche di fare il dirigente di una squadra di Serie C, perché è un addetto stampa. Secondo me Cassano l'ha sparata grossa, come è nel suo modo di fare, forse per attirare like, forse per attirare attenzione, però secondo me, anche se il suo fine sarebbe questo, il suo fine fosse questo, scusate, ho sbagliato il termine, il verbo, vedete, sbaglio anche io, ci mancherebbe, non giustifica il fatto che possa parlare in questi termini di una persona così importante, seria e competente. Questo è il mio pensiero, non so cosa. Quale sia la vostra idea, magari scrivetela qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel like, un bel mi piace ed una iscrizione al canale. Ciao da Enrico Caffarelli, che sbaglia i verbi. Sono un lavoratore che fa il suo onesto lavoro, non sono uno studente oppure un professore. Mi piace il calcio, tutto qua. Ciao.